pomeriggio a tutti e benvenuti al Meleto. Oggi la casa di Guido Gozzano farà da sfondo alla presentazione dell'ultimo libro di Manuela Muzzolini, che è qua con noi, che si intitola appunto Donne in un mondo di uomini. Questo è un libro bello, interessante, ma non solo, anche un libro molto utile, perché fa capire qual è stata e forse in parte ancora, come dice anche Alessandro Peressinotto, che ha curato la prefazione del libro, la condizione della donna nel corso della storia. Allora si partirà con l'inizio dell'Ottocento, quindi i periodi che vengono presi in considerazione sono dal 1800, con appunto Giulia di Barolo, che era nata alla fine del Settecento, e si arriverà al primo dopoguerra, cioè soprattutto al 2 giugno del 1946, con la donna che finalmente ha diritto al voto, mentre prima non c'era la possibilità. Questo quindi è un libro storico, rigorosamente documentato, come si vedrà quando lo leggerete, che però al suo interno, oltre che la storia, contiene anche delle storie che sono dei ritratti di donne di grande intelletto, di grande sensibilità, che hanno fatto molto in quell'epoca, pur ingabbiate nella loro condizione appunto di donna e quindi con dei diritti negati, e che probabilmente se avessero avuto più diritti avrebbero magari anche cambiato in certo qual modo il corso degli eventi e della storia. Con me questo pomeriggio ci saranno e poi verranno presentati, ci saranno altre persone, fra cui Bruno Quaranta, giornalista del Signetto e dei giovani, che presenterà poi scusate, Monica, che è la moglie del nostro editore, anche lei è l'editrice, diciamo, di cui è stato tratto questo libro. Io direi a questo punto di sentire un pezzo musicale. Che adesso passo la parola a Monica, che ci dirà chi lo eseguirà, e poi partiremo con Bruno Quaranta. Mi hanno cambiato la scaletta senza dirmelo, quindi partiamo subito con Bruno Quaranta, che tutti credo conoscerete. Quindi io credo che non ci sia bisogno di presentazione, comunque il critico letterario della stampa che introdurrà il pomeriggio. Auguro a tutti un buon ascolto e una buona giornata. Posso andare? Grazie, buon pomeriggio. Ecco, io comincio dal titolo, Donne in un mondo di uomini, ed è un titolo di per sé già chiaro, lascia intendere la difficoltà della donna, la donna che è in una posizione minoritaria, che è in una posizione che è stata in una posizione marginale, via via sempre marginale, insomma, che si è ritrovata a fare i conti con l'altra metà del cielo al maschile. E questo libro, questa serie di ritratti, alla fine vanno a comporre sicuramente un altare per la donna, e un altare per la donna a maggior ragione lo si presenta in questo luogo, in un luogo gozzaniano, il Gozzano che ha dato della donna una definizione ormai indelebile, la donna mistero senza fine bello, per qualcuno donna mistero senza fine, e un Gozzano che a modo suo si intona anche, è intonato anche al titolo, perché quale uomo nei confronti della donna? Ma sappiamo che Gozzano è un signore che si è caratterizzato ed è il segno distintivo del suo crepuscolarismo per la sua perplessità nei confronti di tutto, nei confronti della storia, nei confronti del progresso industriale e anche la perplessità nei confronti, signorina Felicita, nei confronti della donna, che è, nella mia interpretazione, una forma di grande rispetto verso l'ignoto che è la donna.
Questo libro muove dall'Ancien Régime al 46 e oltre, perché è vero, il 46 è il suffragio universale della donna, ma in questo libro incontriamo delle figure ovviamente che vanno cronologicamente, anagraficamente oltre il 46. E dicevo, muove dal 700, no? Il 700 mi fa venire in mente una considerazione, stando a Torino. Torino, lo cito, insomma, Torino c'è il Gay Pride, c'è anche il Woman Pride, no? Nel 1789, pensate, da Parigi una certa Marie-Louise scriveva ad un'amica torinese facendo l'elogio, pensate, da Parigi, facendo l'elogio della donna torinese che godeva tra le donne da lei conosciute in particolare della protezione delle grazie, la donna che ruotava, che aveva in sommo segno distintivo le chic, voilà tu. E questo per dire come la bellezza, ci hanno detto, no? Che la bellezza rivoluzionerà il mondo e salverà il mondo, come l'arma della bellezza sia cruciale nella figura femminile e sia un'arma che incontreremo anche sicuramente in questo libro, poi lo dirò con riferimento ad una persona in particolare. Ma il Settecento stando a Torino è anche il Settecento delle donne di casa Cavour che vengono catechizzate dall'abate Tardì, e questo vuol dire che crescono in un ambiente giansenistico che in senso lato, a noi interessa questa definizione, vuol dire rigore, vuol dire determinazione, vuol dire volontà assoluta di fare, di emergere, che è un segno distintivo di questo libro. So che si dirà della parte del libro relativa al canavese, alle figure del canavese, voglio solo dirne una, mi permetto anche di dare un consiglio all'editore e agli editori. In questo libro si incontra tra le figure del canavese la Beata Verna. Perché cito la Beata Verna? Perché la Beata Verna a suo tempo fu onorata di un ritratto al diapason da una figura che nel canavese sicuramente è ricordata, Carlo Trabucco, in questo verde canavese, che è un libro che forse andrebbe riproposto, è un'educazione sentimentale al canavese. Nel libro di Carlo Trabucco, la Beata Verna era una serva di Dio, nel tempo è diventata una beata, riproponendo il libro con qualche postilla, appunto, ad esempio nel caso, sottolineando che nel 2011, mi pare nel 2011, venne proclamata beata, aiuterebbe. In senso lato, figura canavesana, e poi lascio il canavese, anche a Maglia Guglielminetti per il rapporto con Gozzano. Se non che nel ritratto che le dedica Manuela Muzzolini, e secondo me è un pregio del ritratto, la figura di Gozzano è un po' sfumata, no? Forse Gozzano non ne poteva più, già in vita, e forse non è il caso di ricordargli continuamente questa liaison con la Guglielminetti, e si è messa a fuoco la figura del Guglielminetti molto meglio, secondo me, evidenziando il rapporto con Pitti Grilli. Ecco, dicevo, il rapporto tra, come di queste donne motore, no? Il rapporto, la presenza in alcune, no? come forza, come elemento di forza della bellezza dell'ostinato rigore, c'è una figura tra le altre che mi piace ricordare, non a caso perché siamo a 50 anni dalla scomparsa, che è Ada Gobetti, la compagna, la moglie di Piero Gobetti, una fanciulla in fiore ovviamente a suo tempo, a cui Gobetti, questo uomo così molto, molto timoroso dei sentimenti, dell'esprimere i sentimenti, che riconosceva in sé una speciale aredità, scrive nella tua breve esistenza, nel carteggio che Einaudi ha poi col tempo pubblicato, scrive delle lettere ad Ada, che sono lettere sulle letture, sui fatti politici e via elencando, ma che sono anche delle bellissime lettere d'amore alla sua bellissima, bellissima Ada. Le donne della Costituente, la Iotti, la Merlin, e anche qui a proposito di anniversari, siamo a 60 anni dalla legge Merlin, la baronessa siciliana Buscemi, che è una donna monarchica, no? E questo che fu candidata da Giannini, che è il fondatore dell'Uomo Qualunque,
E quando la candida alla Presidenza della Repubblica, anche questo è un modo per capire come sono i tempi, no? Tra le qualità che schiera di questa donna, no? Non è che schieri i titoli di studio, schieri quello che ha fatto nella società civile, insomma. Donna colta, intelligente, una sposa e una madre, e questo sarebbe stato il titolo supremo per accedere al Quirinale. Ecco, io mi soffermerei qui con una notazione. Manuela Muzzolini conclude la sua introduzione ricordando che va da sé, le affermazioni di diritto purtroppo ancora non coincidono globalmente con quelle di fatto, il cammino delle donne è dunque ancora molto lungo, forse non sarà così lungo, ma sicuramente questa affermazione è la promessa di un secondo libro, vero? Grazie. Grazie Bruno Quaranti. Allora, vi abbiamo già proposto un assaggio di quello che sarà questa chiacchierata, scusate. Adesso io volevo intanto presentarvi tutti coloro che interverranno quest'oggi. Allora, innanzitutto Manuela Muzzolini, autrice del libro Donne in un mondo di uomini, edito da Atene del Canavese di Giampaolo Verga, casa editrice di San Giorgio Canavese. Lilita Corrieri, che è già intervenuta appunto inizialmente, proprietaria di Villa Meleto, e che vogliamo ringraziare con un applauso per averci ospitati in questa splendida cornice e per il fatto che appunto si presti ogni volta a offrirci questi momenti di cultura pregevoli e interessanti. Bruno Quaranta, giornalista della Stampa. Elisabetta Signetto, un'altra giornalista del Canavese, quindi abbiamo la rappresentanza nazionale e la rappresentanza locale. Avremo anche due giovani lettori, attori e lettori che ci faranno gustare alcune letture tratte dal libro e che sono Elena Cascino e Bruno Orlando, che dopo vi faremo conoscere. E oltre a loro avremo anche alcuni intermezzi musicali da parte del trio Deviana e vorrei presentarvi i singoli musicisti. Abbiamo alla chitarra Eugenio Longo, alla melodica Fabrizio Tizzani e alle percussioni Thierry Tola, trio Deviana, e sono seduti là al fondo, dopo potrete apprezzare la loro musica tradizionale brasiliana. Ringraziamo il sindaco di Aglie, Marco Succio. Ringraziamo anche la Proloco di Aglie, prego. E vorremmo anche ringraziare due collaboratori preziosi che in queste occasioni ci aiutano sempre, Renzo e Piera, che sono i custodi di Villa Meleto. Grazie anche a loro. Auguro a questo punto a tutti un buon pomeriggio e direi di incominciare con un intermezzo musicale da parte del trio Deviana. Grazie.
Al Trio De Viana, adesso chiamerei sul palco i nostri lettori Elena Cascino e Bruno Orlando. Buonasera. 800. In quanto poi l'istruzione è estesa perfino alle femmine, io non l'approvo. Né so vedere quale utilità ne possa derivare alla società. Che insegnino le madri alle figliuole a filare, a cucire e ad occuparsi di esercizi donneschi. In quanto a leggere, al massimo insegnino loro quanto basta per leggere i libri delle preci. Dal Trattato dell'Educazione Politica Sociale e Cristiana dei Figliuoli di Silvio Antoniano, 1821. Falletti di Barolo, Molevrier in Francia, 26 giugno 1786, Torino, 19 gennaio 1864. Giulia Colbert è una straordinaria figura femminile che rappresenta, in un certo senso, il passaggio dalla Restaurazione al Risorgimento. Ancorata a certi ideali che hanno caratterizzato il primo periodo, ma nello stesso tempo proiettata verso il Risorgimento, con tutte le contraddizioni anche eclatanti che questo passaggio comportò. Giulia parla tre lingue, suona il pianoforte e ha un innato talento artistico. Come consuetudine per quei tempi, Giulia sposa un uomo indicatole dal padre, il marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo, una coppia unita e solidale, fortemente impegnata nel sociale. La meravigliosa dimora dei marchesi Giulia e Tancredi Falletti di Barolo diventa uno dei luoghi simbolo dove questa beneficenza si realizza appieno, fornendo sostegno e protezione ai poveri che si presentano alla porta. Ma se anche solo passeggiando per le vie della città si può assistere alle condizioni di miseria e di degrado in cui versano le classi più umili della società torinese, ben peggiore è la situazione di squallore e abbruttimento morale che domina le carceri, dove l'incuria e l'abbandono
sono tristemente diffusi, così come gli abusi di qualsiasi genere compiuti ai danni di quegli infelici, complice l'indifferenza dell'autorità municipale. È un caso puramente fortuito che spinge Giulia, più o meno a partire dall'anno 1814, ad interessarsi delle detenute nelle carceri torinesi. È in una domenica mattina del 1814 che Giulia, in maniera causale e traumatica, prende coscienza con dolente tristezza della pessima situazione che regna nelle carceri torinesi. Passando vicino al carcere, infatti, sente un condannato dire che vuole la zuppa e non il viatico. Inoltre, Palazzo Barolo, in via delle Orfane, è proprio di fronte al tribunale, per cui ogni giorno la Marchesa può assistere di persona alla situazione desolante in cui vengono tenute quelle miserande creature. Cibo scarso e avariato, malattie e contagi, ignoranza, condizioni igieniche terrificanti, promiscuità, favoriscono una condizione di avvilimento che contribuisce a spegnere ogni speranza di una vita migliore una volta fuori dal carcere. Da quel momento in poi, Giulia dà inizio alla sua opera caritativa, avveniristica e rivoluzionaria per i tempi, per tentare un possibile recupero non solo delle carcerate, ma dell'intero organismo carcerario. Con abilità sa sfruttare il prestigio e l'influenza di cui gode la famiglia Faletti in certi ambiti della corte, assai utili per farsi aprire le carceri femminili, sfidando coraggiosamente i pregiudizi dell'epoca e diventare per le detenute un punto prezioso di riferimento. Quello che vede deve toccarla parecchio. La sconvolge la vista dei miseri pagliericci sui quali le carcerate dormono, in celle che non hanno altra luce se non quella che arriva da aperture altissime, e le misere vesti, alcune non avevano cenci bastanti a coprirsi e ninna vergogna mostravano della loro nudità. Sono due i presupposti fondamentali che animano l'operato di Giulia: migliorare le condizioni di vita in cui versano le carcerate, mediante un trattamento più umano, il rispetto dell'igiene, e migliorare le condizioni morali con il sostegno dell'istruzione religiosa, che lei stessa impartisce, aiutata in seguito da altre dame, con l'introduzione all'interno delle carceri dei cappellani e con il lavoro, che considera un mezzo indispensabile per un autentico recupero e per un eventuale ritorno nella società civile. Ma c'è un altro aspetto che può apparire singolare per una figura così ascetica: il legame al mondo del vino. I Falletti possiedono enormi tenute fondiarie nelle terre tra Barolo, Serralunga e Castiglione Falletto, e che sono per buona parte coltivate a vigneto. D'altra parte, la vigna è da secoli parte integrante del paesaggio collinare ed è diventata una delle maggiori fonti dell'economia rurale di quelle terre e di sostentamento delle famiglie che vi abitano. Si narra che un giorno Carlo Alberto abbia rimproverato in maniera scherzosa la Marchesa, poiché non gli aveva mai fatto gustare quel suo famoso vino del quale tanto aveva sentito parlare. Pochi giorni dopo, una lunga fila di carri, trainati dai buoi, solca le vie di Torino, destando senza dubbio stupore e meraviglia nei passanti, diretta a Palazzo Reale. Ogni carro trasporta una carrà di vino, in totale 325, una per ogni giorno dell'anno, a parte i 40 giorni di Quaresima, poiché, secondo l'indole molto pia della Marchesa, durante quel periodo bisogna astenersi dal bere vino. La Marchesa Giulia, già vedova, chiede l'aiuto al petit terrible Camille per poter approfittare della preziosa consulenza dell'enologo francese Houdard, che dal 1843 collabora con il conte di Cavour nella produzione del vino Barolo nelle cantine del castello di Grinzane. Infatti, era stato proprio Cavour a tenere a battesimo quello che sarebbe diventato il futuro Barolo, vinificato secondo la metodologia alla francese, e cioè secco e pronto per essere invecchiato. La Marchesa
decide di avviare tutta una serie di innovazioni enologiche per ottenere un vino ogni volta migliore, applicando tecniche di cantina innovative, volte alla riuscita di un vino sempre più moderno rispetto a quello che era già il famoso Nebbiolo di Barolo e che si avvicini ai già celebri blasonati di Francia. Anche un po' di ombra con un po' di arietta, che non è niente male per la gioia anche del nostro pubblico. Lascerei a questo punto la parola finalmente alla nostra autrice, a Manuela Muzzolini, che ci parlerà del suo libro, di come è nato e perché ha voluto questo libro. Prego, Manuela. Grazie, intanto grazie a tutti voi che siete qua, che siete venuti a condividere questo pomeriggio con noi. Ripartirei dalle parole di Bruno Quaranta. Intanto si è cercato di avere uno sguardo rivolto al canavese,
rivolto al nostro territorio. Le figure che ho citato all'interno del libro sono figure italiane, perché avevo interesse, avevo piacere di porre in evidenza quello che è stato il percorso delle donne in Italia e in particolare nel canavese. Mi ha fatto molto piacere che Bruno Quaranta abbia citato la maglia Guglielminetti e che abbia, in particolare, che abbia condiviso con me questo taglio che si è voluto dare. Partendo da un dato di fatto, che Gozzano è nei nostri cuori sempre, e quindi noi saremo sempre affezionate e ameremo sempre Gozzano. Dal momento che era stato condotto un lavoro su questo meraviglioso poeta, in questo caso ho proprio voluto dare un taglio più generale e quindi fare un'analisi di questa donna a cui io sono molto affezionato e che sinceramente ho conosciuto nel momento in cui abbiamo lavorato su Gozzano. Io prima la conoscevo come poetessa, ma non avevo approfondito questa figura, e quindi ho avuto grande piacere di inserirla appunto nella mia pubblicazione, anche perché spesso è stata conosciuta come l'amica di Guido, e quindi senza dare forse il giusto risalto anche da un punto letterario a questa figura femminile. E poi ho voluto così su questa figura fare un esame un pochino più generale, un pochino più approfondito, proprio perché è stata una vita travagliata, soprattutto ha difeso la sua indipendenza in momenti in cui non era facile essere una donna sola, come lei stessa si definisce, e si è dovuta confrontare con, al di là di Gozzano, con figure maschili alquanto complesse, che hanno creato delle criticità non indifferenti. Quindi ringrazio Quaranta per insomma aver sottolineato questo aspetto. Le altre figure femminili sono figure che secondo me hanno avuto un grande risalto nella storia, un grande ruolo, spesso però dimenticate. Come ho già ricordato, la grande storia, da insegnante quale sono di lettere e di storia, la grande storia è sempre fatta dai grandi uomini. Quindi anche a scuola noi insegniamo i momenti fondamentali della nostra storia e ricordiamo gli uomini valorosi. Le donne no, noi stesse insegnanti non lo facciamo. E quindi questa esperienza è nata un po' da questa riflessione. In realtà ci sono state donne che hanno sfidato i tempi, come abbiamo sentito nella lettura, la Giulia di Barolo, coetanea la Cristina di Belgioioso, la quale addirittura ventenne decide di, siamo prima metà dell'Ottocento, decide di lasciare il marito perché non tollera più tutti i suoi tradimenti, in un'epoca in cui era consuetudine insomma badare alle finzioni o badare all'aspetto prima di tutto. Addirittura avrà una figlia, Maria, alleverà questa bambina addirittura senza dichiarando chi è il padre. Quindi siamo nell'Ottocento, mi hanno colpito molto questi aspetti. Per cui queste donne hanno fatto la storia e hanno, secondo me, sfidato la storia. E purtroppo spesso non le ricordiamo, perché è consuetudine non ricordarle. Quindi un po' il filo logico che unisce queste donne questo, e la voglia di ricordarle. Io mi auguro che chi leggerà il libro non si dimenticherà più di queste donne. Ecco, io credo che la letteratura sia un elemento fondamentale per rendere eterno ciò che eterno non è. Lo dico sempre ai miei ragazzi a scuola: nel momento in cui noi affrontiamo un autore,
in quel momento forse gli diamo l'immortalità, perché lo riportiamo in vita. Questo è il mio intento. Chiunque di voi leggerà le storie di queste donne, spero che se le porterà un po' con sé e dirà: ma guarda, io non conoscevo questa figura femminile, adesso l'ho conosciuta e me ne ricorderò per sempre. Questo è un po' il mio desiderio. Grazie. Mi permetto di fare solo una domanda. Mi pare che le donne accolte in questo libro siano donne che ora non ci sono più, sono donne scomparse. No? Pensavo all'ultima, alla penultima di cui si parla, Tina Anselmi. Ecco, volevo chiederle quali donne, cioè, nel momento in cui ho costruito questo libro, chiaramente ha dovuto fare delle scelte, no? Qualche donna le è costato in particolare tenerla da parte, oppure lei mi può rispondere: questo libro è il primo di una serie. E tra le donne invece viventi, se lei avesse scelto di aggiungere una donna vivente come figura che raccoglie l'eredità raccontata in questo libro, quale avrebbe scelto fra le altre? Ma allora, intanto queste donne appartengono a un passato, anche se vicino, perché la scelta è stata quella di fermarsi alla Costituente, quindi di fermarsi al voto del 2 giugno del 46. E mi è piaciuto molto, moltissimo, una definizione proprio di quel momento storico, che assolutamente non è mia, e l'ho citata nel testo, dove parlando appunto di queste costituenti veniva commentato: le donne si riappropriano della storia, e mi piaceva molto. Quindi intanto ecco perché le donne appartengono a questo passato vicino. Naturalmente si tratta di, quando ci si avvicina a dei lavori di ricerca storica, si devono fare delle scelte che sono sempre molto difficili, perché come dicevo prima con Bruno 40, si comincia a studiare un'epoca, dei personaggi, i quali ti rimandano ad altri, e a un certo punto devi dire basta, mi fermo qua, perché veramente diventa una catena per cui non ci si fermerebbe mai, il lavoro non sarebbe mai completo. Sicuramente le donne che ho citato, io mi sentivo vicina a queste donne, forse anche per l'esperienza amministrativa che ho fatto, prima come assessore al Comune di Aglià e poi oggi come consigliere di minoranza, perché è stata un'esperienza molto formativa in tutti i sensi, cioè nel senso che veramente quando ti avvicini a un'esperienza amministrativa ti rendi conto di come ancora oggi ci siano dei momenti di criticità nell'affrontare questa esperienza da donna, e quindi questo mi ha fatto sentire vicina ad alcune figure. È difficile citare delle figure di oggi contemporanee, è molto molto difficile. Anche qua non vorrei fare dei nomi in particolare, ma ci sono delle donne, forse le donne a cui mi sento più vicina, ci sono delle donne che sono amministratori, donne che ricoprono ruoli sia da un punto di vista professionale, imprenditrici, e sia della pubblica amministrazione, che secondo me sono delle donne molto molto valide. E mi ha colpito molto, in una chiacchierata con persone che conosco, proprio alle ultime elezioni, dove naturalmente prima delle elezioni si fanno sempre delle riflessioni sul voto, al di là dell'appartenenza politica poi, ma sul voto, e io devo dire che con molte persone ho detto: ma io farò una scelta, voterò delle donne, ma delle donne perché quelle donne le ritengo veramente persone competenti, e sono sicura che onorevoli senatrici, che ho l'onore anche di conoscere, sicuramente devono essere più brave dei loro colleghi onorevoli senatori per essere lì, perché ogni giorno devono dimostrare di essere capaci, e forse gli uomini non hanno questa necessità. Quindi io non vorrei fare dei nomi,
Sicuramente ci sono delle persone molto, molto impegnate che ancora oggi devono lottare. Mi ha colpito molto, ad esempio, quando c'è stata la nomina delle alte cariche istituzionali, e ogni volta quando vi è una nomina di alte cariche, piuttosto che vicepresidenza del Senato, presidenza e così via, e qualsiasi testata giornalistica, ripeto, questo è veramente trasversale, e ho sempre notato che va al di là delle appartenenze politiche, sottolineano una donna, come dire, mamma mia, sembrava quasi avessero detto un personaggio che arriva da un altro pianeta, no? Abbiamo una donna, come dire, ma incredibile. E questo mi fa sempre un po' sorridere, un po' riflettere. La notizia è che è la prima donna. Ecco, sì, però... c'era il Presidente della Repubblica donna. Se mai ci arriveremo, ecco. E quindi questo mi colpisce, al di là dei meriti che possono avere, ma prima di tutto una donna, incredibile, insomma. E questo mi colpisce sempre molto. Eppure siamo qui, no? Incredibile, eppure siamo qui. Grazie. Allora, dopo tanto Bruno Quaranta e Manuela Muzzolini torneranno a dialogare sul tema. Vogliamo ascoltare un'altra lettura? Ecco, bene, Elena e Bruno, grazie. Il fascismo. La donna deve obbedire. La mia opinione della sua parte nello Stato è in opposizione ad ogni femminismo. Naturalmente essa non deve essere schiava, ma se io le concedessi il diritto elettorale, mi si deriderebbe. Nel nostro Stato essa non deve contare. Quando tornerete alle vostre città, dite alle donne che ho bisogno di nascite. Diceva Mussolini a novembre del 1927, ricevendo i fasci femminili. Il maschilismo di Mussolini si manifestava anche nelle attività di routine, come quando, mentre visionava la stampa quotidiana, gli caddero fortuitamente gli occhi... di un'inserzione che invitava le donne a iscriversi ad un club aeronautico locale. Telegrafò immediatamente al prefetto di Bologna, ordinandogli di proibire al direttore del club di accettare donne come soci. Mussolini, Forlì, 1 settembre 1910, Roma, 9 aprile 1995. È il 24 aprile 1930 e l'indocile figlia del duce, da buona italiana, prende marito. Gliel'ha scelto Benito, tanto per cambiare, nel figlio di Costanzo Ciano, vecchio e fraterno amico. Un matrimonio combinato di reciproca utilità in famiglia. Per mettere le briglie alla cavallina matta. Edda sta al gioco. E poi Galeazzo è un bell'uomo, interessante, mondano. Lui capisce, consapevole di interpretare un ruolo scomodo, ma ricco di prospettive. Si intendono immediatamente in un mix di fatuità, di spensieratezza, di attrazione, di slanci giovanili, di calcolo politico e anche d'amore. Gli invitati sono 512, i poliziotti 1500,
i fiori a migliaia in un trionfo di rose e di azalee. Un cronista scrive: tutti i giardini di Roma si sono spogliati per fare omaggio delle loro rose, delle loro azalee, dei loro gigli e dei loro lillà alla figlia del duce. Edda ha 20 anni, due occhi duri e vivi che sembrano rubati al padre, una voce profonda come quella di Benito e la mascella volitiva dei romagnoli. Ha gli zigomi alti, le pupille nere e imperiose, lo sguardo mobile che trafigge. È una donna pratica che non si lascia suggestionare dal luccichio degli incantesimi. Sa essere dura e cresciuta in una famiglia in cui non si amano le esibizioni di sentimenti. Non è bella, né dolce. È ossuta, ha il viso affilato e ha un naso importante, ma ha intelligenza, personalità, fascino. È bizzarra, capricciosa, caparbia, irrequieta, sprezzante ed è la favorita del padre, la pupilla dei suoi occhi, l'unica tra i figli che gli assomigli nel temperamento, tutto scatti e impennate, l'unica che con disinvoltura si permetta di disubbidirgli. Alla richiesta di Galeazzo di sposarla, Edda ha risposto: e perché no? E a Benito, che le rimproverava la sigaretta in mano, ha precisato senza scomporsi: ho voglia di fumare. Di lei un amico ha ricordato: è spavalda, indocile, sicura di sé, non abbassa mai gli occhi. La madre l'ha inquadrata impietosamente con poche parole. Edda non sa fare niente, non sa rifarsi il letto, non sa cuocere un uovo. Quanto al carattere, è meglio non parlarne. È il maschiaccio di famiglia, una gatta selvatica che porta i pantaloni, guida l'automobile, si comporta in modo irriverente e usa un linguaggio spiccio e crudo. Da bambina era una piccola peste che voleva giocare solo con i maschi. Si era guadagnata il soprannome di Sandokan. Galeazzo ha 27 anni e un sorriso da professionista del sorriso. Sornione, caldo, seducente. È impeccabile, disteso, sempre a suo agio, pronto nelle risposte, padrone della situazione, esuberante come un personaggio di Scott Fitzgerald. Un vincente. Intelligente, simpatico, gradevole, le sue spasimanti, dai nomi di principi, cardinali o di condottieri, nell'intimità lo chiamano Bubi o Cicci. Ha un debole per le donne e queste lo hanno per lui. È adulato e invidiato. Le ragazze più belle si contendono un suo sorriso. È un divino mondano. Edda, ostinata, impetuosa, autoritaria, diventerà la prima donna del regime. Conoscerà l'altare e la polvere, ma resterà sempre la figlia di lui. Anche quando lo combatterà con tutte le sue forze nell'epilogo che a Salò sfocerà nel sangue. Le nozze sono un'autentica festa di regime, ma il matrimonio tra Edda e Galeazzo sarà chiacchierato, molto libero, poco fascista, anticonvenzionale, così lontano dal sano mondo littorio, fatto di sudore, di rispetto, di sacrificio, soprattutto di regole. Il loro rapporto sarà elastico, disinvolto e farà pugni con il moralismo dell'Italia profonda. Edda non gode di buona fama. Così è a 20 anni, così resterà. Quando diventata la giovane signora del fascismo, potrà lasciarsi andare alla sua amata mondanità, bizzarra e corrotta. Anni dopo, senza fare complimenti, dirà: il matrimonio, francamente, non era la mia vocazione più autentica. La vita di Edda e Galeazzo, mentre corrono gli anni 30, si snoda sotto il segno del piacere, senza pensare al domani, una vita che si offre alla loro giovane libertà. La loro è una coppia aperta. Sono entrambi padroni dei loro episodi sentimentali, delle loro amicizie, dei loro interessi, spesso divergenti. Sembra quasi abbiano stipulato un patto di mutua infedeltà. Edda ha i suoi amori, primi fra tutti, l'alcol, il tavolo verde e i bei ragazzi, con cui consuma quelli che Galeazzo chiama i piccoli fleur di mia moglie. Lei, irrequieta e vagabonda, sfrenata perdente al tavolo verde,
lo ripaga con cordiale tempestività della stessa profumata moneta, a Capri, a Cortina, ovunque. Edda ha il carattere venato di estrosità, quello di Galeazzo, di vanità. Edda è anticonformista, insofferente alla disciplina, selvatica, testarda, vive portando in giro la sua aggressività e la sua inquietudine. Su di lei, il padre trasferisce le ambizioni solitamente riservate ai figli maschi. Lei è il figlio che lui avrebbe voluto, ed Edda lo ripaga desiderando essere un uomo e comportandosi da uomo. Fumando, bevendo, portando i pantaloni, nuotando, giocando a golf, permettendosi una vita amorosa disinvolta. Nata donna, vive da uomo, fuori dalle regole. È una donna elegante, sportiva, impermeabile ai problemi banali della quotidianità femminile, sicura di sé e delle proprie decisioni. «Sono riuscito a piegare l'Italia», dice un giorno con finta disperazione Benito, «ma non riuscirò mai a piegare Edda». Mio padre era più conformista di un colonnello in pensione. Per lui le donne dovevano sposarsi vergini, curare la casa, fare bambini e portare le corna. Il 10 gennaio 1944 Galeazzo è condannato a morte. Mussolini, conosciuta la sentenza, non muove un dito. Passa una notte insonne a Villa Feltrinelli. Basterebbe che alzasse il telefono e si fermerebbe tutto. Ma non lo fa. Forse non lo può fare. Prigioniero della sua sofferente atonia e del terrore di Hitler. Quando le comunicano la morte del marito, Edda si è appena rifugiata in Svizzera. Si impone la calma. Prende con sé i bambini e li porta verso una collina silenziosa dove si leva una croce. Il cammino è breve. Quando si trova ai suoi piedi, si scopre il capo e dice: «Papà è morto. L'hanno fucilato. Era innocente». Nient'altro. Un addio intenso ma essenziale. Quella sera, per impedire ai figli di pensare, si improvvisa attrice per loro. Fa la caricatura della ragazza debuttante che nessuno invita a ballare, della vecchietta petulante e noiosa, della studentessa saccente. Nel tramonto, Edda è chiusa, silenziosa, sempre più sola, simbolo struggente della donna che, dalla vita, aveva avuto tutto e tutto aveva perduto. Si spegne lentamente come una candela e muore nel 1995, dimenticata. Oh,
Bene, allora adesso prima dell'intervento della giornalista del Canavese, Signetto, io chiamerei ancora sul palco Elena e Bruno per fare la lettura su Elena Recanati. Grazie. Seconda guerra mondiale. Elena Recanati in Foix e Tilde Boggio. Torino, 12 marzo 1922, Torino 1984. Cournier, 30 dicembre 1896, Cournier, 18 maggio 1989. Elena Recanati, Foix, nasce a Torino il 12 marzo 1992, da famiglia ebrea. Lei rinuncia a seguire i suoi genitori, suo fratello e le sue sorelle, che si mettono in salvo all'estero, chi in Argentina, chi in Messico e chi in Palestina. A Torino cominciano i bombardamenti e i Foix sfollano nel Canavese, prima a Feletto, poi a Cournier. Elena aspetta un bambino. Nel 1943 le disposizioni contro gli ebrei divengono molto più restrittive e severe. L'8 novembre nasce Massimo. Il 20 novembre, di sera, giunge a casa loro il messo comunale di Cournier con l'ordine di arrestarli. Ma egli dice loro: sentite, ho l'ordine di prendervi. Io adesso non vi ho trovati. Verrò domattina. Non fatevi trovare. La sera stessa fuggono. A Canischio, in una villetta della maestra del paese. A maggio Guido Foix ed Elena Recanati vengono arrestati. Portati dapprima alla caserma Pinelli di Cournier, sono detenuti per 24 ore. Il 10 agosto l'intera famiglia viene caricata su un camion e trasferita nelle carceri nuove di Torino, dove i due coniugi vengono separati. Prima della partenza, Cecilia Genisio, staffetta partigiana e amica di famiglia, riesce a far pervenire ad Elena una bottiglia di latte. Dopo 8 giorni, però, grazie alla bontà e al coraggio della superiora, Suor Giuseppina De Muro, il bambino viene fatto uscire di nascosto dalla prigione, in mezzo alle lenzuola sporche mandate in lavanderia. Questo gesto gli salva la vita. Elena Recanati arriva ad Auschwitz il 24 ottobre 1944, dove è immatricolata col numero A26692. Ma resta solo per 4 giorni. Ecco la descrizione che ne fa. Sono arrivata in un momento di caos tremendo. Incominciava già l'evacuazione del campo. In tutti quei giorni ho potuto mangiare una sola volta pochi bocconi di zuppa. Sono stata in appello per delle ore consecutive di giorno, di notte, continuamente. Ho ricevuto tante di quelle botte quante non avrei mai potuto immaginare. Ho assistito perlomeno a 3 selezioni. Ho visto scene di orrore inenarrabili, ho sentito quell'indimenticabile, caratteristico odore di crematorio. Ho fissato come un'allucinata le fiamme dei forni in cui forse stavano bruciando le spoglie mortali del padre di Guido. Poi è trasferita a Bergen-Belsen. Fame, botte, freddo, fango, paglia sudicia, contatti con gente perfida, abbruttita dalle privazioni, inferocita dalla fame. Appelli interminabili, febbre, le prime piaghe incominciavano a farmi soffrire. Lavoro pesante ed inutile sotto la neve. A metà dicembre, un altro trasferimento. È portata a Braunschweig, dove lavora tutto l'inverno in condizioni terribili, a spalare macerie al freddo, con indosso un abitino di tela senza maniche, un paltoncino senza fodera e tutto strappato. Un paio di zoccoli di legno e senza calze. Molto malata, è infine condotta via insieme ad altre. Eravamo tutte convinte di andare a finire al crematorio. Ed io ne ero contenta, ve lo assicuro. Non ne potevo proprio più di tante sofferenze, di tante umiliazioni. Lei e le sue compagne vengono invece portate in una baracca ospedale. Con gli alleati ormai alle porte, in aprile è costretta con le altre prigioniere a una marcia di evacuazione verso Ravensbrück, dove i forni crematori da 20 giorni ormai hanno smesso di funzionare. È liberata dai russi il 1 maggio del 45.
Elena Recanati si ricongiunge al figlio il 16 ottobre del 45. Ma dove è stato il piccolo Massimo per tutto quel tempo? Quando suor Giuseppina mi fece evadere, racconta Massimo Foà, mia madre le disse di affidarmi a una signora di Cournier che aveva conosciuto, Tilde Boggio, una povera vedova con tre figli poco più che adolescenti, che guadagnava qualcosa facendo la balia. Disse che l'avrebbe pagata quando fosse uscita, ma poi i miei furono deportati. Nonostante sia altamente pericoloso nascondere bambini ebrei e le delazioni siano lautamente ricompensate, Clotilde Roda Boggio, mamma Tilde, vedova la cui famiglia vive in condizioni modestissime, non ha un attimo di esitazione. Prende con sé il piccolo Massimo e lo ospita nella sua umile casa, consapevole del rischio mortale che sta affrontando. Sola, con tre figli da mantenere, fa mille mestieri, vende stracci, rammenda vestiti, stira camicie. Malgrado i tanti problemi, di fronte a un bambino ebreo strappato ai nazisti e al triste destino della sua famiglia, non ha esitazioni. Chiunque avrebbe fatto lo stesso, racconterà la donna. Non era certo un piatto in più a farmi paura. Potevo lasciare morire un bambino? Racconta, e la sua modestia arriverà al punto che ella non racconterà mai il fatto ai nipoti. Adesso è Elisabetta Signetto, giornalista del Canavese. Prego. Grazie.
come abbiamo sentito nell'ultima parte che è stata letta, si parla in questo libro di molte donne canavesane e alcune sono già state citate, le ultime appunto le sono state raccontate, ce n'è anche un'altra molto particolare che è all'inizio del libro, di Teresa Belloc. E quando l'ho letto, sentendo questi nomi, mi sono venuti in mente, in realtà il territorio in qualche modo ha cercato di ricordarli, mi sono venuti in mente appunto delle scuole che portano il loro nome, tornando proprio a Teresa Belloc, che è stata una cantante, è stata scritturata anche per La Scala, quindi una figura estremamente importante, a San Benigno dove era nata e a San Giorgio dove è vissuta ci sono degli edifici intitolati a lei, mi riferisco all'asilo per quanto riguarda San Benigno e il teatro per quanto riguarda San Giorgio. Quindi in un certo modo forse si è cercato di ricordarle, insomma di non dimenticarle, forse è meno immediato riconoscerle, come lo che si diceva prima. Lo stesso vale anche per Madre Antonia Verna, è stata anche in questo caso a Rivarolò dedicata a una scuola, a differenza invece di personaggi maschili, sempre rimanendo sul territorio, le scuole medie, a Guido Gozzano sappiamo tutti chi è perché si studia a scuola quando si seguono gli poeti crepuscolari. Per queste donne è vero, non hanno, insomma, su questo libro hanno trovato il loro giusto spazio. Ce n'è anche un'altra estremamente importante alla quale è stato dedicato anche questo libro. E, così, leggendo, la mia domanda è questa. Sono lontane nel tempo, attraversano due secoli, sono figure estremamente differenti tra loro, si va appunto dalla cantante lirica fino a Mamma Tilde, quindi una vedova che ha tre figli e accoglie questo neonato per salvarlo. Quindi figure lontane, diverse, ma qual è il loro, diciamo, elemento invece comune che le caratterizza? Sì, queste donne, l'elemento secondo me che colpisce leggendo e che è un po' comune a tutte è il fatto che in tutte le scelte di vita loro non hanno mai avuto esitazioni. La Belloc, giustamente, insomma, partiamo da lei perché cronologicamente quella un pochino più lontana nel tempo, che ho scoperto figura veramente interessante, donna ricercata da Rossini, donna che veramente ha avuto una carriera da un punto di vista lirico non indifferente, e anche qua una nota di emancipazione. Il marito chirurgo, decide di lasciare la sua attività per seguire l'attività della moglie, quindi si mette a disposizione della moglie, sarà lei veramente la prima donna e farà anche la parte dell'uomo in famiglia. La Maria Antonia Verna, ne abbiamo parlato prima Bruno 40, anche personaggio veramente molto molto importante. Nell'ambito dell'assistenza e nell'ambito degli asili. Anche qui avevo condotto delle ricerche molti anni fa, Rivarolo è famoso per aver appunto avuto uno dei primi asili a Portiani e si parte però sempre citando Maurizio Farina, personaggio assolutamente illustre, ma occorre ricordare che Maurizio Farina ha realizzato questo primo asilo a Portiano con l'aiuto di Maria Antonia Verna, la quale affonda una congregazione e soprattutto ha come scopo non la mera assistenza di questi bambini, ma l'istruzione. Questo è un dato che mi sembra veramente molto molto significativo. Questa congregazione verrà riconosciuta, lei diventerà superiore, ma nonostante ciò, nel suo memoria si legge che si occuperà dell'infanzia e dei bambini sino alla morte, quindi di nuovo veramente una determinazione. E mi piace ricordare, per chiudere un po' il cerchio del nostro territorio, la scuola che viene fondata appunto a San Giorgio, la Scuola del Gesù, fondata da Rigoletti con l'aiuto delle sue sorelle, una scuola rivolta invece proprio agli insegnanti, alla formazione delle insegnanti. E vi garantisco che nella lettura del regolamento ci sono dei passi veramente molto innovativi e molto, molto interessanti, soprattutto mettono in luce come la figura dell'insegnante da parte delle Rigoletti fosse considerata una figura fondamentale, quindi la preparazione, e con delle idee molto chiare su quelle che erano
i compiti e le finalità che dovevano avere queste donne che si avvicinavano a una professione così importante, così delicata. Nel leggere il regolamento mi piace sempre ricordare un passo molto breve per non annoiarmi, ma che da insegnante mi ha sempre colpito molto. Nel regolamento c'è, a un certo punto c'è scritto che le educatrici hanno diritto a ciò che noi oggi chiamiamo il giorno libero, come sollievo necessario per riparare la stanchezza che produce la scuola. Non solo, ma la superiora potrà concedere alle maestre anche nei giorni di scuola qualche piccola vacanza in sollievo di esse, senza però che se ne faccia abuso, e in circostanza di bisogno per le medesime ed in simili casi prendersela anche per sé. E ci sono dei passaggi veramente, appunto, anche molto moderni, se vogliamo, siamo inizio 800, ma veramente forse la lungimiranza e la maturità di certe donne travalica forse il tempo, ecco, non ha tempo, è eterna. Ultima riflessione, nel libro i nostri attori hanno letto questi passaggi della storia di Elena Recanati Foà. Io ho avuto piacere di citare questa figura perché, come tante, hanno vissuto il momento così tragico dei campi di sterminio, quindi un momento veramente, uno dei momenti forse più bui della nostra storia, ma ancora di più perché è un personaggio che ha vissuto questi momenti sul territorio. Prima si parlava delle donne ancora viventi o no con Bruno Quaranta, in realtà forse dobbiamo specificare meglio. In questi grandi personaggi, certo, abbiamo ricordato queste donne che hanno segnato la storia, ma ciò che mi ha fatto veramente tanto tanto piacere è il fatto di poter citare nel libro una donna che invece è ancora vivente, che è una testimone della grande storia e che oggi ci ha veramente fatto l'onore di essere qui con noi, che è Cecilia Genisio. Mi ha colpito molto il fatto che tramite un'amica mi sono messa in contatto con lei, e questa amica mi ha riferito che nel momento in cui le ha chiesto di Elena Recanati Foà, lei con le lacrime agli occhi ha detto: certo che mi ricordo tutto. Ecco che la storia si ferma. E quindi grazie Cecilia di essere qua e grazie di essere nel mio libro, e noi le auguriamo ancora tanti anni in cui lei possa testimoniare personalmente la grande storia che ha vissuto. Quindi grazie. Un omaggio floreale. Ancora un applauso. Bene, quindi in questo libro non soltanto donne famose che sono rimaste anche in qualche modo nella storia, ma anche donne che sono rimaste nell'ombra eppure hanno fatto la storia, quindi non soltanto la grande storia ma anche le tante storie. Ecco, Bruno Quaranta, un'ultima riflessione? Grazie. Magari un'ultima domanda, in qualche modo... alla quale in qualche modo la Manuela Mottolini risponde donando il mazzo di fiori, come ha fatto di recente alla signora. La domanda sarebbe questa: fra le donne che lei ha ritratto in questo libro, qual è la donna a cui si sente vicina soprattutto? È una domanda difficilissima, a cui non ero preparata naturalmente.
Allora, vicina un po' a tutte, nel senso che in ciascuna di loro in certi aspetti mi sono ritrovata, soprattutto nella loro tenacia di voler realizzare degli obiettivi, porsi degli obiettivi nella vita, e ancora oggi è molto difficile. Voglio citare, anche se non era assolutamente previsto, io sono figlia unica e mia mamma, quando parla di me, dice sempre che ha una sola figlia ma molto faticosa, e ha ragione, perché a volte mi rendo conto che è molto difficile starmi dietro. E l'ho anche inserito nei ringraziamenti del libro. So che a volte per seguire i miei interessi forse sottraggo del tempo ai miei cari, però anche lì forse è una riflessione di nuovo da donna in un mondo di uomini. Talvolta però poi rifletto, forse per giustificarmi, che ci sono uomini molto impegnati col lavoro perché ricoprono dei ruoli di grande responsabilità, dei quali però si sente, insomma, commentare in modo positivo di questi ruoli così importanti, quindi deve lavorare tanto, ma insomma è una nota di merito. Un ultimo aspetto che volevo sottolineare è il fatto che ho chiuso questo libro con un accenno alla moda, che può sembrare forse un po' futile, ma questo è perché studiando i periodi storici ho visto come, ad esempio nel periodo delle guerre, della prima guerra mondiale e seconda, come anche l'abbigliamento delle donne era un elemento di emancipazione. E come al termine, come ho già ricordato in altro contesto, di questi periodi così bui, gli uomini cercavano di relegare le donne di nuovo al loro ruolo privato e quindi riappropriandosi del ruolo pubblico, anche addirittura nell'abbigliamento. E quindi questo elemento mi aveva veramente colpito e io non avevo veramente mai riflettuto su questo aspetto. Per cui ho proprio voluto chiudere quello che era questo libro, che, ripeto, può sembrare una nota così particolare, ma proprio perché quindi anche l'abbigliamento può essere un elemento di emancipazione. Anche qui vi racconto un piccolissimo aneddoto che racconto col sorriso, che mi era accaduto durante la campagna elettorale per le elezioni ad Aglie, qui ho l'amico, assolutamente amico, Marco Succio, oltre che sindaco, e ci siamo ritrovati su fronti diversi, ma è un gioco anche la politica. Però la cosa che mi aveva particolarmente colpito, quindi oggi, nel terzo millennio, ad Aglie, è il fatto che durante la campagna elettorale qualcuno mi si avvicinava e mi consigliava quale abbigliamento adottare per essere più credibile. Quindi io ho questo amore per i tacchi alti, quindi mi si consigliava di abbassare i tacchi, di avere un abbigliamento magari a volte più serioso, eccetera. Sì, io penso che ho qui il carissimo amico Succio, io non penso che in campagna elettorale qualcuno gli abbia detto cosa mettere o non la cravatta. Ecco, mi conferma. E questa è una nota però interessante che dà da riflettere. Ma il nome non ce lo fa. Non sarebbe. Il nome della donna. Il nome della donna. Allora, in realtà a me è piaciuta tantissimo Edda Mussolini. Mi è piaciuta veramente tanto questa donna, perché veramente ha sfidato la storia, sia in famiglia e sia nella storia generale. Io è una figura che non conoscevo, l'ho conosciuta attraverso questo studio e mi è piaciuta forse per la sua trasgressione al di là di tutto e di tutti, veramente una figura che mi è piaciuta molto e che veramente ho voluto che fosse letta, perché mi ha colpito profondamente. Grazie Emanuela. Beh, insomma, si comincia dai tacchi per arrivare in alto, e quindi insomma va bene così.
Bene, siamo giunti al termine di questo nostro incontro, di questa chiacchierata. Prima di farci allietare ancora dalle note del Trio De Viana, lasciamo la parola a Lilita Corrieri. Grazie, così chiudiamo questa, questa giornata che è stata davvero molto interessante. Ci sarebbero tantissime domande da fare, tantissime risposte da, da esigere, ma direi che non c'è più il tempo. Forse dovremmo andare a controllare, quando si parlava di, chi, di scuole con, a San Giorgio, eccetera, in effetti io questi nomi non li conoscevo, forse bisognerebbe mettere un po' di vie, perché, no, perché la via diciamo che dà un pochino più, non fosse altro che per dire dove sei, dove abiti, io abito in via Guglielminetti, invece via Gozzano, scuola Gozzano, via Gozzano, piazza questo, piazza quell'altro. Ho visto che la Duse c'ha un vicolo a Torino, no? Vicolo Duse, un vicolo, non una piazza, non una strada, ma c'è un vicoletto cieco che si chiama vicolo Duse. Io l'ho trovato per caso, che è in centro, questo, ecco, esatto, vicolo Duse, dico vicolo, va bene. Comunque, detto questo, io volevo, e poi ancora oggi ci sono queste, comunque questa impari, questa lotta impari, che poi uno magari non è neanche una lotta, però in effetti è ancora rimasto così, perché io parlo della mia di professione, che faccio il medico, noi siamo molte più donne medici e quasi tutti i primari sono uomini. Quindi, cioè, solo per fare un esempio nel campo, ecco. E così penso anche in tante altre facoltà, non solo scientifiche, ma anche nel mondo della cultura, di altro genere, insomma, un po' così. Comunque, detto questo, senza far polemiche, io vorrei invitare tutti, uomini e donne, ovviamente, al premio letterario che si terrà il 15 di settembre qui al Meleto alle ore 16. Ed è ormai all'ottava edizione, viene praticamente da 8 anni svolto nel mese di settembre ed è intitolato Il Meleto di Guido Gozzato. Lascio dei manifestini poi lì dove c'è il buffet, che credo sarà frequentato da ambi i sessi, e quindi noi ci ritroveremo, con, spero tutti voi, sicuramente con Bruno che fa parte della giuria, e Maria Rosa Masoero e altri, e ancora sono ancora aperte le iscrizioni, quindi chi, se qua ci sono dei poeti, degli autori anche di racconti, possono ancora partecipare, perché l'iscrizione, il termine è il 30 di giugno per l'invio. Quindi chiudiamo pure questa giornata, sentiamo ancora quest'ultimo stacco musicale. E ringrazio tutti, il pubblico e l'autrice Manuela Muzzolini e gli altri partecipanti alla tavola rotonda, e vi aspetto tutti il 15 di settembre. Arrivederci. Faccio attendere ancora un attimo il Trio De Viana, un paio di comunicazioni di servizio. Allora, intanto il buffet vi ha già anticipato Lilita Corrieri. Ci saranno ancora 2 appuntamenti qua da Lie, a breve, il 30 giugno presso l'Agri Gelateria, la favorita in collaborazione con l'Agriturismo La Svizzera. Ecco, ci sarà la presentazione dei libri per bambini di Beatrice Baracchi dedicati all'educazione alimentare, dove ci saranno anche dei laboratori e una merenda. A seguire la presentazione del volume di Anna Varello, Il Paese delle Viole, entrambi i volumi editi dalla casa editrice Atenere Canavese di San Giorgio Canavese. Altro appuntamento a metà luglio, 14 di luglio, Calici di Stelle in Piazza Castello, sempre ad Aglie. Grazie per essere intervenuti. Thank you.
Ovviamente, e anche a Lilita Corrieri per averci ospitati. Grazie a tutti.